Allora, possiamo cominciare. Buonasera, grazie di essere venuti in tanti. Stamattina ho parlato con quel magnifico rettore che mi ha chiesto di ringraziarvi molto per la partecipazione a questa attività che reputa di interesse strategico per l'Ateneo e per la quale ribadisce che ha una sensibilità e un interesse personale. Si scusa per non poter essere presente a questo seminario, a questo primo seminario, perché ha un impegno istituzionale concomitante a cui appunto non può rinunciare. Mi ha anche chiesto di salutare il professor Squarzoni, che conosce personalmente, e scusandosi per la sua assenza, mi ha anche detto di dirgli che mi dispiace molto di non poter essere presente al seminario, perché avrebbe sicuramente imparato delle cose interessanti. Allora, vi rubo solo qualche minuto per, fare il punto, cioè del perché siamo qui oggi. Come voi sapete, l'Ateneo si è, accreditato, no? Si è proposto per l'accreditamento per il 2015, secondo semestre del 2015, nel piano strategico triennale 2014-2016 è riportata questa frase: Unimore intende autocandidarsi, l'accreditamento periodico, nella seconda tornata, in particolare alla fine 2015, e poi da questa intenzione è stata avanzata una proposta all'ANVUR e pare che sia stata accettata. A chi sono rivolti questi seminari, di cui questo è il primo di tre seminari che sono stati organizzati e che sono stati proposti? Qua vedete c'è la lista e di fianco anche il numero di persone che costituiscono il target dei tre seminari. Sono circa 240 persone, di cui 190 sono docenti, quindi questa attività è un'attività formativa importante che coinvolge sostanzialmente un quarto del corpo docente del nostro Ateneo. Gli attori a cui i seminari sono rivolti sono diversi, a partire dagli organi, i quali debbono essere informati, oltre che sul metodo, anche sul contenuto delle attività che stiamo proponendo, e devono anche rendersi conto, credo, qual è la ricaduta delle scelte che hanno compiuto, ad esempio quella di indicare come obiettivo l'accreditamento dell'Ateneo e quindi indirettamente, passatemi l'espressione tra virgolette, di qual è il costo che ricade sui dipendenti di Unimore. Poi ci sono i direttori di dipartimento che devono coordinare le attività presso i dipartimenti e non da ultimo anche dovranno collaborare a una scelta di quelli dei corsi di studio che dovremo proporre come Ateneo per l'accreditamento e che saranno sottoposti a un onere aggiuntivo rispetto agli altri, perché dovranno già a partire da novembre affrontare il riesame ciclico. Ci sono i referenti di assicurazione e qualità di dipartimento che hanno questo compito di cerniera tra il presidio e le loro strutture, i presidenti e i membri delle commissioni paritetiche, docenti e studenti, naturalmente i presidenti e i coordinatori dei corsi di studio che svolgono un ruolo decisivo in questa operazione, perché sono coloro che poi hanno fondamentalmente in mano la gestione dei corsi e quindi la possibilità di cambiare e di migliorare. I membri delle commissioni paritetiche hanno un compito molto importante perché sono i primi che sono chiamati a produrre un documento che è la relazione annuale, che quest'anno verrà anticipata in maniera sensibile e quindi da cui parte un po' tutto il processo di riesame. E infine i delegati per la costituzione dei tavoli tecnici per la consultazione con le parti interessate. Abbiamo chiesto a ogni dipartimento di individuare un delegato, i quali dovranno coordinarsi per mettere a punto una procedura che consenta di avviare questa attività di consultazione e di trovare un modus operandi che consenta di lavorare in qualità e di produrre quelle informazioni che poi sono indispensabili, in modo particolare per i corsi di studio che dovranno affrontare il riesame ciclico, che come sapete o come apprenderemo è uno dei primi passi che deve essere compiuto. Oltre a questi ai tre seminari sono in cantiere una serie di altre attività ed iniziative. Ci sono laboratori di supporto, stiamo costruendo un'attività di supervisione sui documenti prodotti con anche il contributo di esterni. In primavera
tenteremo anche una simulazione della visita dei CEV presso i corsi di studio che stiamo candidando, che sono selezionati. C'è tutta un'attività di predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'accreditamento, che come dire, anche questa è impegnativa e dobbiamo rimettere le carte in regola. Questo è accompagnato da un aggiornamento dei siti e poi c'è un'attività di maggiore formazione, anzi diciamo di vera e propria formazione, non l'avevamo affrontato negli anni passati, sulla componente studentesca, in particolare per quest'anno quella che compone le commissioni paritetiche. Gli studenti, come sapete, sono chiamati, oltre a partecipare a questi 3 seminari, gli viene proposta un'attività specifica a loro dedicata in 3 laboratori, di cui qua sono riportate le date. Cosa abbiamo fatto sinora? La diapositiva è ricchissima di cose, perché anche io non mi ero reso conto, in realtà, che questa questione dell'accreditamento 2015 è parte di fatto già a gennaio-febbraio del 2014, quando la commissione che ha lavorato per la pianificazione ha cominciato a parlare, ad avanzare queste ipotesi. Ipotesi che è stata presa poi, come dire, indicata nel piano strategico 2013-2015 e poi presa, no, e come dire, siglata di fatto nel piano strategico triennale 2014-2016. Poi abbiamo avuto un'assemblea il 10 di luglio sul bilancio di previsione, sui piani di sviluppo, in cui è stata data la notizia, cioè che l'Ateneo si candidava per accreditamento e sono state avanzate le prime indicazioni. Il 17 di luglio è stata presentata l'iniziativa alla conferenza dei direttori di dipartimento. Il 25 di luglio si è avuta in seno al Consiglio degli Studenti di nuovo un confronto con la componente studentesca, in cui sono state indicate le linee che noi avevamo intenzione di seguire. Dopo la pausa estiva, tempi naturalmente molto stretti, abbiamo cominciato in maniera più operativa una serie di attività. C'è stata l'assemblea generale del 18 settembre sull'accreditamento, fortemente voluta dal Rettore, e poi il 30 settembre abbiamo fatto la prima presentazione delle linee guida per la redazione della relazione annuale delle commissioni paritetiche, e in questa decisione peraltro si è deciso di allargare il target, no, anche ai docenti che partecipano, che lavorano nelle commissioni paritetiche, il target, diciamo, dei seminari. E poi è stato istituito un laboratorio, formalmente un insegnamento, che consente agli studenti che lavorano, si impegnano nelle commissioni paritetiche, seguono i seminari, i laboratori, le attività, le riunioni delle commissioni, di poter ottenere, come dire, un insegnamento di 6 crediti. Che cosa dobbiamo ancora fare? Allora, diciamo, sono 2 ordini di cose che dobbiamo fare. La maggior parte, diciamo, sono cose che dobbiamo fare meglio rispetto al 2013, perché se vogliamo dare un segnale in fase di visita dei CEV di come si sta muovendo l'Ateneo, dobbiamo produrre la documentazione che dobbiamo mettere a punto nei prossimi mesi, deve essere di qualità superiore a quella che abbiamo prodotto l'anno scorso. Quindi migliori relazioni annuali da parte delle commissioni paritetiche, avviare e consolidare anzi, perché è già stata fatta in molte circostanze, la consultazione con le parti interessate, fare meglio l'esame annuale, che questo coinvolgerà 74 corsi di studio, i quali dovranno anche cercare di mettere un po' più in ordine la sua didattica, e quindi poi, come dicevo prima, anche raccogliere e rendere disponibile la documentazione. Questa è una cosa che sarà fatta sia a livello di Ateneo che di Dipartimento che di singolo corso di studio, e inoltre fare meglio l'attività di formazione e di supporto. Poi ci sono ancora alcune cose che faremo e su cui stiamo lavorando, che la maggior parte di queste, diciamo, riguardano attività che devono essere fatte a livello centrale, la messa a punto del documento sulle politiche di qualità di Ateneo con il relativo piano annuale per la qualità, che verranno formalmente poi discusse in una sessione di riesame di Ateneo con gli organi. Bisogna fare una mappatura dei processi formativi dell'offerta formativa, che è un'altra delle caratteristiche che il processo di accreditamento richiede. Poi, cosa nuova, il rapporto di riesame ciclico, che dovrà essere fatto dagli 11 corsi di studio che si candideranno, diciamo, come buone pratiche dell'Ateneo per la visita
per il riesame, diciamo, per l'analisi delle CEV, e infine dovremo consolidare l'attività di supporto e di formazione, in particolare verso gli studenti, ma non solo. Molte di queste cose sono cose nuove, in cui ci sono pochi esempi fatti a livello nazionale, quindi dovremo cercare di innovare in questo senso e dare il meglio di noi. Allora, prossima scadenza, sono due seminari, diciamo, con riferimento ai presenti, a quelli che sono stati convocati oggi. Il secondo seminario è il martedì 14-10 ottobre, professor Zara, il terzo seminario è giovedì 23 ottobre. Come avete visto, i seminari, e come vi è stato forse anche comunicato, vengono registrati, quindi sono messi a disposizione a quanti non hanno potuto essere presenti in questo seminario. Io mi fermerei qui e chiederei al professor Fantini, che conosce molto bene il professor Squarzoni, di introdurre il professor Squarzoni, che poi comincerà il suo seminario. Grazie.